Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi in questo video vorrei rispondere a un tag che si intitola Home Sweet Home. Io l'ho visto fare su tantissimi canali, quindi non li nomino tutti perché sono veramente tantissimi, e è un tag che mi è piaciuto, quindi ho pensato di rispondere anch'io. Sono tutte domande che riguardano la casa e in qualche modo il nostro rapporto con la casa e parto subito perché sono 10, 12 domande, scusate, e quindi non mi perdo in chiacchiere. La prima domanda è: in quale stanza passi più tempo di solito e quante ore quotidianamente passi a casa? Io di solito passo più tempo nella stanza che diciamo è adibita a soggiorno e cucina, nel senso che io ho un grande soggiorno, grande, vabbè, è la stanza più grande della casa, mettiamola così. E c'è poi un angolo cottura, quindi in questa stanza abbiamo televisore, divano, libreria, il tavolo, un angolino con un tavolino, una cassettiera e poi c'è l'angolo cottura. E in questa stanza, che è quella comunque più grande della casa e anche la più abitabile, io passo veramente tantissimo tempo. E per rispondere alla seconda parte della domanda, quante ore passi a casa quotidianamente, io passo a casa praticamente tutta la giornata, perché in questo momento non sto lavorando fuori casa, sto facendo, diciamo che sto mettendo in piedi delle attività mie, ma che svolgo principalmente da casa, quindi non ho bisogno di uscire per lavorare, lo posso fare da casa. E quindi, essendo in questo momento la casa sia la mia abitazione sia il mio luogo di lavoro, direi che passo veramente tutta la giornata in casa. Poi, ovviamente, ci sono delle giornate in cui devo uscire, devo fare delle commissioni, devo fare delle cose fuori casa, però, diciamo che principalmente io passo la giornata in casa, quindi insomma, tantissimo tempo. Seconda domanda: quale stanza preferisci pulire? Dunque, io questa domanda la riformulerei un momento dicendo quale stanza mi pesa meno pulire, perché a me pulire non piace, è una cosa che veramente mi annoia tantissimo, lo devo fare perché comunque lo devo fare, ma non mi piace, non mi diverte. E quindi la stanza che mi pesa un pochino meno quando devo pulire è la camera da letto, più che altro perché non ha tanti soprammobili, tanti oggetti, insomma è la stanza diciamo un po' più spoglia rispetto appunto a quelle cose che possono essere soprammobili, cose posate sulle mensole, cose di questo genere. E quindi faccio prima, è più leggero pulire quella stanza rispetto alle altre. Poi, terza domanda, chi si occupa delle faccende di casa? Principalmente me ne occupo io, però devo dire che il mio compagno comunque mi aiuta abbastanza, perché quando è a casa nei fine settimana spesso pulisce il bagno, pulisce magari il pavimento, insomma comunque si occupa anche lui di fare delle cose in casa, quindi è vero che io me ne occupo un po' di più, però anche lui comunque mi aiuta. Quarta domanda: se potessi, cambieresti casa? Dunque, io forse cambierei casa solo ed esclusivamente perché la mia è effettivamente un po' piccola, quindi magari una stanza in più potrebbe farmi comodo e anche avere una vista un pochino più aperta sarebbe carino. Però devo dire la verità, io in questa casa mi ci trovo molto molto bene, a me piace casa mia e quindi trovandomi così bene e comunque essendo una casa che mi piace, mi è sempre piaciuta fin dal primo momento in cui l'ho comprata, non ho tutta questa frenesia di cambiare casa. Quindi se dovesse capitare un'occasione, ma deve essere veramente un'occasione, magari con migliore, comunque con una casa bella, con una vista mare, con qualcosa di particolare, magari ci potrei pensare. Però effettivamente in questo momento mettermi sulla testa un mutuo, farmi un trasloco, comunque una serie di cose stressanti che comportano il cambiare casa, non è un momento in cui mi va così tanto, quindi per il momento forse do un'occhiata ogni tanto, ma non sono troppo convinta di voler cambiare. Quindi insomma, diciamo che per il momento no, non mi ci metto così tanto di impegno. Se poi mi capiterà un'occasione, ovviamente la valuterò, però non è una cosa che voglio fare oggi a tutti i costi. Quinta domanda: cosa ami di più della tua casa e cosa ami meno? Amo di più il fatto che sia accogliente, che sia una casa calda
e che mi faccia sentire bene, perché io quando sono a casa mia mi sento veramente bene. È un luogo che davvero mi dà protezione, mi piace, mi dà comfort, insomma, mi dà tutta una serie di sensazioni positive, questo è sempre successo, quindi mi piace tantissimo questo aspetto. E appunto il fatto anche che sia accogliente e calda, perché comunque pur essendo una casa piccolina abbiamo i vani disposti in un modo che secondo me poi alla fine diciamo che la rende vivibile senza nessun problema e comunque abbiamo messo i mobili, li abbiamo disposti in un modo che mi dà soddisfazione, quindi mi piace questo aspetto. Quello che mi piace meno è che ho una vista abbastanza ristretta, perché se mi affaccio dalla finestra io comunque vedo una strada e un posteggio, quindi insomma non è una vista particolarmente ampia, però se vado sul poggiolo nella parte laterale e mi affaccio un pochino di più, ovviamente senza sporgermi, ma mi affaccio leggermente di più, riesco a vedere uno scorcio di mare, quindi insomma c'è un aspetto anche carino poi nella vista. E quello che mi piace di meno anche è il fatto che comunque è piccola, quindi abbiamo poco spazio, quindi se io mi volessi comprare qualcosa di un po' più ingombrante non posso farlo, quindi questo è un aspetto che ovviamente mi dispiace un po' di più, però insomma alla fine sono più gli aspetti positivi che negativi, quelli che io vedo nella mia casa. Sesta domanda. C'è uno stile predominante nella tua casa? No, non c'è uno stile predominante. È tutta arredata in un modo molto moderno, a parte un piccolo angolino che abbiamo dedicato a cose un pochino più antiche, però diciamo che prevalentemente moderno, ma non c'è uno stile specifico e particolare. Poi, settima domanda. Dai tre aggettivi alla tua casa. Io direi accogliente, calda, raccolta. Questi sono i tre aggettivi che mi vengono in mente sul momento. Cambi spesso disposizione di mobili e ca fai cambiamenti in casa? No, io direi di no. Tenete presente che io abito in questa casa da 10 anni e in 10 anni l'unico cambiamento che ho fatto è stato mettere il divano al posto del tavolo e il tavolo al posto del divano. Qui una volta c'era il tavolo dove sono adesso. E il divano era dove adesso c'è il tavolo, ci sembrava più comodo spostare queste due cose, ma è stato veramente l'unico cambiamento che io ho fatto da quando abito qui. Anche perché a me cambiare la disposizione dei mobili non mi piace, perché comunque poi c'è molto caos in casa quando si fanno questi lavori, quindi preferisco comunque lasciare tutto com'è. E poi, avendo anche una casa piccola, se mi mettessi a spostare tutto, sicuramente poi ci sarebbe un disordine terribile, quindi evito e lascio tutto così che va benissimo. Ho una domanda: qual è la stanza o l'angolo preferito di casa? La stanza è quella in cui passo anche più tempo, che vi dicevo all'inizio del video, ed è la stanza soggiorno con angolo cottura. È quella più grossa, è quella dove io comunque tengo tutte le mie cose, diciamo quelle che uso di più durante il giorno, e quindi sicuramente è la mia stanza preferita ed è quella che mi piace anche di più, perché appunto c'è un po' più luce rispetto alla camera da letto che è un pochino più buia. Insomma, è una stanza che comunque mi piace e è anche quella, corrisponde anche, diciamo, a quella in cui passo più tempo. Decima domanda: ti piace ricevere persone in casa, organizzare cene o feste? Beh, feste in casa mia non si possono organizzare perché è troppo piccola, quindi le persone non ci starebbero fisicamente, quindi diventerebbe un affollamento e assolutamente non è possibile. Mi piacerebbe poter fare ogni tanto una cena e invitare magari degli amici o dei parenti. Mi piacerebbe molto poterlo fare, però non lo faccio perché avendo appunto una casa così piccola, poi si starebbe troppo stretti e quindi insomma è una cosa che io evito di fare per questa ragione. Quali sono i tuoi colori preferiti per l'arredo? A me piacciono le tonalità più calde, quindi rosso, arancio e giallo sono sicuramente le tre tonalità che mi piacciono di più se si tratta di arredare una casa. Però sono anche flessibile, valuto anche altri colori, anche un po' a seconda del tipo di arredamento che voglio mettere su, del tipo di stanza, del tipo di luce che c'è in quella stanza, quindi
Insomma, sono abbastanza flessibile, però diciamo che queste tre tonalità sono quelle che preferisco e che anche dominano poi in casa mia, perché effettivamente l'arredamento è tutto abbastanza orientato su questi tre colori. Siamo arrivati alla fine, l'ultima domanda è: tagga qualcuno? Io vorrei taggare in particolare le ragazze e i ragazzi, perché ci sono anche dei ragazzi che fanno parte del gruppo Facebook The Fashionist Girls. È un gruppo del quale io faccio parte e che mi piace tantissimo, ci sono delle persone splendide all'interno di questo gruppo e siccome con loro avevamo fatto un video in collaborazione nel quale mostravamo i nostri 10 oggetti di arredamento preferiti, essendo anche questo tag legato alla casa e all'arredamento, mi farebbe molto piacere vederlo riprodotto da loro e quindi ascoltare anche le loro risposte appunto a queste domande riguardanti la casa. Quindi, se vi va, a me fa molto piacere e andrò sicuramente a vedere il vostro video. Io mi fermo, vi mando un bacio, vi do appuntamento alla prossima, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi mando un abbraccio e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!